E buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Romagna's Got Talent, il programma più acclamato, più seguito, più sussurrato, più tintintintintellato, visto che dicembre, tintintintentato di Radio Icaro Rubicone. Noi siamo appunto qui, come sempre, come tutti i lunedì, a portarvi musica nuova, allegria e tanti premi e cotillon, che ancora non ho mai capito in anni. Lo sono i cotillon, ma lo scopriremo poi durante la puntata, senza motivo logico. Detto questo, buonasera da me, che sono Dibla, come sempre a condurre questo programma, e buonasera dalla fantastica, bravissima, eccezionale Nicole. Yes, buonasera a tutti, bentrovati, ben ritrovati qui con noi, a tutti coloro che ci seguono il lunedì. È sempre un piacere stare in vostra compagnia e in compagnia ovviamente di Dibla, il mio caro collega fidatissimo, e dalle 21.30 alle 22.30 siamo sempre qui con un ospite diverso ogni lunedì. Esatto. A proposito di cotillone di Natale, ecco. Se noti mi sono messa la giacchetta rossa. Infatti, volevo venire già col cappello tipo di Natale, però ho detto no, dai, secondo me è troppo presto. Quando saremo volta. Un po' più sotto Natale, prossima volta il cappellino di Babbo Natale non me lo... Quindi vuol dire che ogni puntata che avanza avremo una trasformazione da Nicole qualcosa di più natalizio, sempre di più. In elfa, piccolo aiutante di Babbo Natale. Come avete visto o sentito, potete comunque vederci, come diciamo spesso, sui 90 FM appunto della radio stessa, e soprattutto in diretta radio Facebook, soprattutto in diretta Facebook video, tramite appunto la pagina della radio stessa. Se riusciamo ad andare in video e se si sentite bene, è merito solo e solamente dei nostri pionieri della tecnica indecisa, ma sicura, non è vero, assolutamente sicuramente sono i migliori che possiamo avere. Marco e Samu, ciao ragazzi, ben trovati, buona serata a voi. Che cos'è Romagna's Got Talent per qualcuno che magari ci guarda per la prima volta, ci segue, ci ascolta? È un programma presentato da me, e poi ogni tanto qualcuno mi viene a dare una mano, per fortuna, perché capisce che io da solo alla lunga faccio fatica, una certa età, d'altronde è così. Comunque è un programma che è fatto apposta per te, amica, amico, che sei a casa, che è un trio, un quartetto, siete una band, un coro, anche che non sia quello proprio di Maria Elvente, però anche quello di Antoniano, comunque sia coro, orchestra, meno, ci stiamo tutti. Comunque, dai 3 ai 5, oh, qua, voglio dire, da Dio, che sei, volendo, soppalchiamo un attimo. Comunque, se fai anche tu della musica la tua migliore espressione d'arte, vieni qua a raccontarti i nostri microfoni, come fare e in che modo, se lo dice la Nicole, perché io ormai ho esaurito le parole. Se vuoi entrare a far parte del club, bello, club mi piace, club, non l'avevo ancora usato, di Romagna's Got Talent, basta scrivere alla pagina di Radio Icaro Rubicone o Romagna's Got Talent, noi ti risponderemo, ti inviteremo qui insieme a noi in questo programma sempre molto serio e profondo. Si vede, tra l'altro, profondissimo, è un po' come la mia testa quando inizio a pensare, su un buco enorme, un posto senza fondo, ma è fatto apposta per assorbire tutto quello che viene fuori dalle puntate come quelle di Romagna's Got Talent. Potete trovare tutte quelle precedenti, quindi le prime quattro di questa 13ª stagione, anche sul nostro canale YouTube. Esatto, anche perché la cosa bella di Romagna's Got Talent è che ogni lunedì c'è un artista diverso, quindi si va dal blues al rock al rap al pop, insomma spaziamo, noi non è che siamo chiusi di mente, che scegliamo solo un genere, no, noi più generi ci si presentano più siamo contenti, perché non vediamo l'ora di scoprire i nostri talenti, insomma i talenti del nostro posto, esatto, qua esatto. Delle vicinanze, siamo anche più all'avanguardia di Amadeus, però facciamo meno tardi, ve lo promettiamo. Detto questo, è ora di passare alla ciccia, quella vera, quindi diamo spazio ai nostri ospiti, come sempre stacchetto e poi musica. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans. You know I love you so. Now, baby, please don't go. Your man don't go, I'll be your man don't go. He
Like the time before, my head is shaking. Oh, now baby, please don't go. You got me wet down here when the bone, the chain. Now baby, please don't go. All night long, baby, please don't go about the New Orleans. About the New Orleans. Che bello, che bravo, che, come sempre ci viene. Applausi struscianti. Comunque il nostro pubblico che è nascosto, sempre come quello dell'Arison, ma è tutto un peggio. Sicuramente, e non chiediamo 300 miliardi di euro per assistere a una maratona Amadeus. Ma non è di questo che voglio parlare. Sono usciti i nomi, allora sono ancora già in mentalità Fantasarremo. Sono avuto gli amici della SAD che daranno un sacco di soddisfazioni. Esatto. Detto questo, torniamo a parlare, anzi, iniziamo a parlare dell'argomento che ci interessa, cioè i nostri ospiti, perché come avete sentito, siamo partiti alla grande. Alla grandissima, cioè ti rubo la scena un secondo, sì, perché devi. Questo blues è fuori di testa. Cioè, io proporrei la prossima volta che tornano, perché devono tornare, Luce Soffusa. Nessuno ha mai detto che poi li lasciano andare via, capito? Cioè, per dire, proporrei sta cosa. Luce Soffusa, atmosfera calda, perché è veramente tutto molto sexy questo ambiente questa sera. Ragazzi, amici, come avete visto, la puntata è molto caliente, anche perché fuori fa un freddo becco, quindi è giusto così. Detto questo, Marco, rullo di tamburi, che questa sera sono qui con noi. Arriva, ok, vedi. Gli Honey Drippers. Che bello, vedi che siamo stati a metterci d'accordo. Telepatia. Un attimo, quando mi guardi. Buonasera a tutti. Ciao Chris, ciao Luca, ben trovati, benvenuti soprattutto qua a Romagna Got Talent. È la prima volta per voi, ci fa un enorme piacere questa cosa. E classica domanda che facciamo all'inizio ad ogni ospite, quando nascono gli Honey Dripper? Che l'abbiamo chiesto anche Andrea Matti la settimana scorsa, quando nascono gli Honey Dripper. Ma guarda, non lo so, non lo sapeva loro. E infatti noi vi abbiamo aspettato appunto per chiedervelo. Ma gli Honey Dripper nascono direi da poco, perché comunque abbiamo collaborato per io e Luca, Luca Zanotti, abbiamo collaborato per altre cose, quindi nel frattempo abbiamo pensato di cavalcare l'onda e cercare di fare un nostro percorso verso la tradizione della musica americana. Quindi diciamo che più o meno un anno e mezzo che con questo progetto, gli Honey Dripper, e quindi eccoci qua.
Ma vi conoscevate già da prima, l'amicizia è di lunga data, e oppure è proprio nato così conoscendovi tramite mercatino musicale, come esiste per davvero, e vi siete trovati con questa passione per il blues e il folk americano? Allora, ci siamo conosciuti qualche anno fa, in piena pandemia, diciamo. Stavamo facendo un progetto su B.B. King. Ah, oh, per dire. Una tribute band di B.B. King. Però non siamo andati avanti, poi dopo comunque con il un po' di difficoltà. Sì, diciamo che il periodo non era dei migliori. Dici? Ma bene. Era uno di quei periodi dove si faceva tutto su Zoom, cioè sì, facendo chiacchiere Zoom, lavoriamo Zoom, produciamo musica Zoom, tutto a distanza, capito? Ci si vedeva attraverso la telecamera del computer. Il tributo a B.B. King era diventato B.B. Zoom. Sì. E insomma, dopo siamo partiti poi con un altro quartetto, che era il quartetto che dovevamo essere qui questa sera. Esatto. Però purtroppo si è ammalato. Esatto, salutiamo Lollo, ne approfittiamo. Ciao Lollo, guarisci presto. Vabbè, allora nominiamolo per bene. Il quartetto si chiama Deep Roots Band. Esatto. Questa sera, come dicevamo prima, dovevamo essere qua, ma ahimè, causa influenza, esatto, siamo in formazione rimaneggiata. Dimezzata, più o meno, si può, esatto, dire. Questo qui è il progetto che è nato dai Deep Root, siccome abbiamo questa passione abbiamo detto suoniamo e facciamo questo repertorio che viaggia da fine novecento, e fino al 1950 circa. Io ho una cosa che mi incuriosisce tantissimo, il vostro nome, Honey Drippers, che, correggetemi se sbaglio, è quello strumento che serve per raccogliere il miele, giusto? Sì. Perché questo nome? Dispensatore di miele, perché questo nome? Ma perché sembrano due, sono dolci, sono dei tenerini veramente, sono degli orsacchiottoni, dei grossi dispensatori. In realtà è un termine utilizzato molto nelle canzoni blues, appunto perché i bluesmen, diciamo che avevano, gli piaceva divertirsi con le donne che gli andavano a vedere i concerti, loro erano un po' come dei dispensatori di miele. Donna. Dispensatore di gioia. Di gioia. E noi abbiamo preso, siccome questo è un termine che si usava molto nel blues degli anni 30, 40, 20, 30, 40, abbiamo deciso di utilizzare questo termine. Mi piace. Bene, bene, bene. Approvo. Allora, visto che siete strumento muniti, vi va di farsi ascoltare un altro brano. Il primo brano che ci avete proposto è... Allora, il primo brano è Baby Please Don't Go, che è un brano del 1935. Targato Big Joe Williams, è un classico del Delta Blues, e coverizzato molte e molte volte, diciamo un brano, yes, abbastanza utilizzato, e utilizzato anche poi in altri generi sempre correlati al blues, e quindi nel Chicago Blues, e diciamo sempre dato con un tocco più di modernità e di attualità, e noi l'abbiamo fatto in modalità Honey Dripper. E questo è il prossimo brano che ci andate a fare? Allora, il prossimo brano è un traditional del folk americano, You Go the Lonesome Valley, un brano dei primi del Novecento, ok, targato classe. Vediamo se hai studiato. Adesso è nato nella fine dell'Ottocento. Comunque il brano è stato registrato nel 1927, che è il disco più famoso di Mississippi John Hart, che poi è diventato famoso negli anni 60, quando c'è stata l'esplosione del folk, dove si è tornati a riprendere tutti i grandi bluesman degli anni 20-30, e lui è stato uno dei primi che sono andati a cercare, perché lui faceva il contadino, non era un musicista. Oh yes. Questa è la particolarità di questi brani, che molti, la maggior parte, sono stati scoperti, riscoperti molto molto tempo dopo, e appunto Mississippi John Hart faceva di tutto e di più, e si è riscoperto negli anni 60, quando aveva già una certa età, se non erro è in classe 1893, così per cronaca, un giovincello un come noi. E prima di partire ne approfitto per salutare chi ci sta scrivendo tramite la diretta Facebook, parliamo anche di grandi chitarristi, un grande amico è Alessandro Silvani,
che si saluta a tutti. Ciao, spero di vederti presto. Un saluto a tutte le girls e tutti i ragazzi dei JB's. E per solidarietà femminile, perché brava, cioè, tu saluti gli uomini, allora io per solidarietà femminile saluto anche le ragazze, donne che ci stanno scrivendo. Saluto e ringrazio Stefania per aver messo una manina così. Ciao, quindi Stefania, penso che apprezzi. Grazie, Stefania, mille, goditi Stefania. Goditi come noi ci godremo adesso il blues degli Honey Dripper live qua a Romagna Sgottale sul volume. You got the wall, the lonesome valley. You got the walking, it's for yourself. And nobody else can walk it for you. You got the walk, that valley by yourself. My mother had the walk, the lonesome valley. Yeah, she had the walking, it's by yourself. That nobody else can walk it for you. Yes, yeah, the walk that valley for yourself. Oh yeah, you got the walk, the lonesome valley. You got the walking it by yourself. That nobody else can walk it for you. You got the walk. The woe, the lonesome valley, yeah, the walking it by yourself. That nobody else can walk it for him. I hear the woe. Oh, Jesus, how the woe, the lonesome valley, yeah, the woe, it for itself. Nobody else could walk it for him. Yeah, the wall that valley for itself. Oh yeah, we got the wall, it's the lonesome valley. Where he get the walking, it's by yourself. And nobody else can walk it for you. You got the wall that valley for yourself. Fantastici i nostri Honey Drippers in diretta questa sera qui su Radio Icaro Rubicone 90 FM. Ci hanno portato un'onda blues che ci piace veramente tanto. Io personalmente qui dietro la telecamera sono qui che sto ballando così di continuo. È tutto molto sto facendo bello. Anch'io, dipende dal ginocchio poi dopo cosa dice. Infatti di sento fare ogni tanto crick croc, quindi sei tu con le ginocchia. Sì, sì, se avete anche dello slitto anche da casa potete allungarselo un attimo. Intanto io continuo a salutare tutti coloro che ci stanno scrivendo. Saluto Valerio Garofano che ci dice: grandi Honey Dripper, dai e Chris e Luca. Che tra l'altro batterista, esatto, è il batterista del, che non vale di parte. Ah, è il batterista. Prossima volta ti vogliamo qui con noi allora. Sì, sì, sì. Infatti riprogrammiamo la data a breve. Dopo parlo con i ragazzi. Molto, è così. Se recuperiamo Lollo, speriamo un giorno. A proposito di commenti, se siete insomma in nostra compagnia e volete chiedere qualcosa agli Honey Dripper, scrivete, perché noi vi leggiamo, vi rispondiamo in diretta e anche loro possono rispondere ai vostri dubbi, alle vostre domande, alle vostre curiosità. Assolutamente sì. E come nasce la passione per il blues e il folk americano, soprattutto degli artisti che state portando adesso in scena, che ci avete fatto sentire, che poi portate durante i vostri live? Beh, pur
Sì. No, comunque volevo precisare, allora, pur conoscendoci da relativamente poco, per fortuna o per sfortuna, vedete voi come mettere, insomma, suoniamo e cantiamo da diverso tempo e quindi siamo immersi in questo genere da diverso tempo, ecco, diciamo così. Quindi questa passione è una passione abbastanza che va indietro nel tempo. Sì, 30 quindi. Anni fa. Io nascevo, voi vi non conoscevate. Siamo più di primo pelo, purtroppo. Dettagli, non abbiamo dettagli. Più 30 anni. Dettagli. Nasce dai grandi del rock blues inglese, prima John Mayall, Clapton, i Cream, tutto quel filone lì, le Zeppelin, tutto quel filone. Poi al posto di andare in avanti siamo andati indietro, siamo andati a cercare per capire quello che suonavamo di quei generi lì, per capire da dove venivano. Abbiamo conosciuto Freddie King, Albert King, B.B. King, Muddy Waters, e poi siamo, per capire cosa suonavano quelli, siamo tornati ancora più indietro e siamo arrivati ai Mississippi John Hart, tutto questo mondo qui, Robert Johnson, tutto questo mondo qui. Diciamo, abbiamo fatto una ricerca all'indietro più che in avanti. Dopo, ma dall'Istria, quindi sono i canti medievali, c'è il bardo che suona. Sì. Ma poi sai, il bello di questo genere, almeno io parlo per il mio personalissimo gusto personale, è che dietro, oltre il discorso per il piacere per la musica, per la bella musica e per le tradizioni, c'è la storia dietro. La storia di personaggi tipici, perché soprattutto nel mondo del Pitbull Blues, quindi parliamo dei primi anni del Novecento, okay, è tutto un mondo di personaggi tipici ai quali ci si rifà per fare delle traditional, delle ballate, e quindi è veramente molto interessante. È un mondo nel mondo. E quindi il piacere è anche quello, quando si fanno le serate, quando c'è la possibilità di narrare queste storie, perché è piacevole tramandarle, ecco. Assolutamente sì, ed è bellissimo ascoltarlo anche e soprattutto da voi. Vi è mai capitato di andare in America, ripercorrere qualche strada, ripercorrere qualche locale, qualche via storica dove sono nate, comunque dove tuttora si respira ancora quella magia del blues americano? No, io in America non sono mai stato. Io ci sono stato, però diciamo che più che ripercorrere, sono stato nella zona del Nevada, Las Vegas. È stato rincorso. E quindi più che ripercorrere le strade della musica, ho ripercorso altro, però diciamo che è stato pur sempre interessante. Hai avuto un'esperienza mistica. Assolutamente, diciamo. Sì, molto mistica. Allora, visto che abbiamo parlato di musica, comunque, come avete sentito, i ragazzi sanno suonare e veramente bene, ci sanno trasportare in quel fantastico mondo del blues, direi di farli suonare ancora un'altra volta. E che cosa ci cantate e suonate? Allora, facciamo adesso un anche questo è un classico del 1936, targato Robert Johnson, e Kind-Hearted Woman Blues. Yes. Come direi io, tra l'altro. Continuate a scriverci. Sì. Honey Dripper Live, qua a Romania's Got Talent. I got a kind-hearted woman. The honey thing is for me. I got a kind-hearted woman. The honey thing is world for me. This heavy-hearted woman that will know, let me be. I love my baby. My baby don't love me. I love my baby, my baby don't love me. I really love that woman, can't say to leave her be. And but one thing,
Max Mr. Johnson tree. That's why everybody treat me, baby. Hey, I bigger the tree. Oh, baby. My life don't feel the same. You break my heart when you call me and so handsome name. Jesus, I behold that time. I got the kind hearted woman. Jesus, I behold that time. You had to kill me and to have it on your mind. Oh yes. Dibla, ti ho visto che stavi iniziando lo spogliarello. Ti ho visto. Poi per fortuna è finita la canzone. Perché è un po' freschino. Poi voglio dire, non voglio rovinare questa atmosfera bellissima. Già mi inquadrano, quindi già troppo così. Detto questo, buonasera, ben trovati. Voi che magari vi siete sintonizzati or ora sui 90 FM, cosa succede? Succedono cose. Cose strane. Succedono cose strane. Sentiamo rumori strani. Vabbè, lascia fare. Dettaglio. Sono i fantasmi del blues che si stanno facendo avanti, o sono quelli della stanza di fianco che fanno così? Molto probabile la seconda, probabile anche la prima. Noi ci teniamo a tenere tutto sulle spine. Detto questo, come dicevo, magari se vi siete sintonizzati ora, se state seguendo tramite la diretta Facebook, continuate a scriverci. Questi sono gli Honey Dripper. Detto bene, Honey Dripper. Honey Dripper, sì, sì. Con la R così, l'hai detto proprio bene, Dibla. Lascia fare. Vedo che stai migliorando con l'inglese. Allora, tantissimo. Salutiamo anche chi si è scritto sulla diretta, come la mia omonima Daniela. Ciao Daniela. Ciao Daniela. Bacione, e l'amico Franz. Ciao Franz. E continuate a scriverci, fatelo, fate soprattutto i complimenti a questi ragazzi, a Chris e a Luca, che sono qui. E durante l'esibizione, il buon Samu ha fatto vedere anche in sovraimpressione la pagina Facebook, alla quale, se ancora non l'avete fatto, dovete mettere un bel like, e sia lì che su Instagram. E avete altri canali? C'è anche un Facebook. Prossimamente anche su YouTube e Netflix, così questo motivo logico. E comunque seguiteli, followateli, anche perché i ragazzi hanno un discreto quantitativo di date dove potete trovarli live per più e più tempo. Tipo la prossima live che avete, la prossima data che vedete protagonisti, eh? Allora, adesso a memoria, allora, di sicuro l'ultimo esatto, l'ultimo dell'anno. Si può dire dove? Dovete, ragazzi, devi. Siete qua. Fatevi pubblicità. L'ultimo dell'anno saremo al bagno Caleta di Marina di Ravenna, e quindi un posto squisitissimo, dove sarà sicuramente una gran bella serata, soprattutto condita con la musica degli Honey Dripper. Oh yes. Vorrei fare una battuta bruttissima, posso, Dibla? Dai. Sarà una serata condita con chitarra e con voce. Sì. E Romagna Sgottale finisce qui. Ciao a tutti, alla prossima. Guarda, stando con me, purtroppo stai imparando a fare anche battute brutte. Sono molto orgoglione di te, Nicola. Comunque, scusa se ti interrompo. Devi. Allora, ripeto, seguiteci sui social, perché sicuramente lì trovate dei dettagli molto migliori, visto che abbiamo già una certa età e quindi la memoria deficita. Ok, quindi sicuramente ci sono altre date che potete vedere, yes, anche prima dell'ultimo dell'anno. Assolutamente. Tra l'altro, okay, curiosavo oggi la vostra pagina e sono molto geloso delle foto che avete fatto, che sono lì in esposizione. Non tanto, cioè,
perché comunque siete fighissimi in quelle foto, ma soprattutto qual era il posto dove c'era così tanta roba da bere, che quei fusti di birra hanno rapito i nostri cuori. Bottiglie. Vogliamo sapere anche noi qual è il segreto per trovarsi. Io sono in un uomo molto fortunato, la mia ragazza ha un ingrosso di bevande, dunque. Vabbè, Romano Scusate finisce qui, noi andiamo a fare un po' di acquisti. No, assolutamente non è vero. Durante il live riuscite a rapire anche quelli che sono un pochino più diffidenti? Com'è l'ascolto del blues, di questa musica, di quello che portate voi? Aggiungo qualcosa, anche i giovani. Cioè, quando magari siete in giro a suonare, i ragazzini giovani si fermano ad ascoltarvi, vi guardano, vi schifano, vi amano. Come funziona? Allora, diciamo così, che in generale all'inizio c'è sempre un po' di diffidenza, ovviamente nei locali dove non ci conoscono, perché comunque non facciamo il classico blues con il duo. Però è una cosa così lontana per molta gente dai loro ascolti che alla fine desta anche interesse e curiosità. I giovani, quando ci sono, perché in realtà molte volte ci sono nei ristoranti, in locali dove i giovani non hanno soldi per andare, stanno nei parcheggi, diciamo, i giovani quando ci sono gradiscono. Molto interessati, fanno anche domande, diciamo che in realtà... diciamo che in realtà c'è interesse. È ovvio che è sempre un genere di nicchia, dunque non potrà mai essere l'interesse che può muovere una tribute band, però che l'interesse è un interesse verso un genere, non verso l'amare un personaggio a livello fisico. Poi, come diceva bene Luca, non facciamo solo esclusivamente blues, ma è un percorso, è proprio un percorso durante il live ripercorre tutta la storia della musica, le tradizioni della musica americana, quindi dal blues al country al rock and roll anni 50, e quindi riusciamo a solleticare il palato di più persone proprio anche per questo motivo. Non facciamo settorialmente solo blues, riuscite a smuovere quel sentimento giusto che poi va a attivare quella ricezione che serve assolutamente a tutti quanti, a chi non conosce questo genere, soprattutto a chi non conosce questi ragazzi, che li deve andare assolutamente a sentire. Avete già sentito un accenno di qualcosa? Perché sono pronti? No, io sono andato in ciampata. lascia fare, che mi hai fatto il ganso giusto. Sono pronti per farsi ascoltare un'altra canzone, un altro brano. Che cosa ci portate adesso live? Facciamo un brano. Allora, intanto è un brano fatto in modalità bottleneck, quindi con lo slide. E per i più ignoranti, cioè, cosa vuol dire bottleneck? Cos'è lo slide? Spiegatemi un attimo. Allora, perché il bottleneck era il collo di bottiglia, ok? Originariamente era proprio il collo della bottiglia di vetro, che veniva usata per strisciare sulle corde e dare quella particolarità di suono. Ok. Quindi adesso vi facciamo ascoltare un brano di Muddy Waters del 1948. Okay. E agli ascoltatori consiglio di immaginare di stare seduti in riva, ne so, al Lamone oppure al qua Reno. C'è il Marecchia, che ecco, c'è il Marecchia. Qua c'è il così, Marecchia. Al sole. Immaginate così di stare più verso l'Emilia, verso l'orario del tramonto. Le zanzare, le nutrie, immaginate che siano dei battelli a vapore, e lasciatevi trasportare dalla musica di Muddy Waters e degli Honey Dripper. Oh yes, buon ascolto. To leave, I won't be back no more. I come back those South Child Town. When I go, I'm in trouble. I'll be home worried mind.
Well, baby, I just can't be satisfied that I just can't keep from crying. Well, I feel like a snake, a pistol in your face. I gotta lay some grief on me, right in place. While I'm in trouble, I be all worried, mine. Well, baby, I just can't be satisfied, and I just can't keep from crying. Oh, he must leave. Heard my doorbell ring. I'm looking for my baby. I can see no doggone thing. I'm in trouble. I was all worried, mind. But honey, I could never be satisfied, and I just could keep from crying. Well, I don't know, my little babe. She's gonna jump and shout the whole train. Let me low head up, walking gal. I'm in trouble. I be all worried in mind. Well, honey, when the world finally satisfied, and I just got you from crying. The world for me satisfied, I just can't keep from crying. Qui dentro è una festa. Facciamo un applauso agli Johnny Drippers che abbiamo appena ascoltato. Io e Dibble abbiamo ballato tantissimo. Esatto. Sono un po' sudaticcia dal tanto che ho ballato. Si può dire tanta roba proprio. Senti. Salutiamo tutto. A proposito di pubblico, Lozone su in alto che si... Ciao Lozone. A proposito di pubblico, salutiamo anche tutto il pubblico che ci sta seguendo sia dalla diretta streaming sia dalla diretta video Facebook. Infatti stanno arrivando un sacco di commenti. Salutiamo Bruno e Sara che vi fanno i complimenti, vi mandano grazie, cuoricini. Grazie Bruno e Sara. Dicono grazie che siete veramente molto bravi alla fine, cioè è vero, hanno ragione. Lo e diciamo adesso... anche noi. È vero, concordo. Confermiamo. È arrivato il momento della domanda scomoda. Ho trovato ispirazione ascoltando questa canzone. Non è tanto scomoda, è una domanda curiosa, divertente. E vi voglio chiedere: la cosa più strana che vi è successa durante un live? A voglia. Se hanno già riso adesso vuol dire che si va da ridere un sacco dopo. Esatto. Beh, questa... Ma tra l'altro poi è anche abbastanza recente, eh? Non è da dire in là nel tempo, anche abbastanza recente. Non a noi, ma diciamo che è successo qualcosa nel pubblico, diciamo, ci sono un po' tra di loro. Sono leggermente picchiati, non lo capiscono. Quando la birra prende il sopravvento. Avvicini il microfono e ci racconti bene. Esatto. Praticamente si sono picchiati mentre noi suonavamo, sembrava molto Blues Brothers anche la cosa. Sì, sì, beh, sì. Mancava la rete, ragazzi, capito, con le bottiglie. Mancava l'urlo rock and roll. E sai cos'è il bello? Che mi sembrava, anzi, sembra che sia stata anche una gran bella serata. Stavamo suonando veramente molto bene. Ah, però, non c'è male. Pensa se fosse stata una brutta serata. La birra lì ha fatto un brutto effetto. È finita con tre pattuglie dei carabinieri la serata. Beh, dai. E quindi... Tra l'altro dopo c'è stato anche l'inseguimento, voi siete scappati, che dovevate $300 per sì, il bambino. $300 è... Esatto. No, noi siamo bravi, quando suoniamo siamo professionali e professionisti, quindi sì. È sì. Il dopo che è un problema. Esatto, brava, bravissima, bravissima. E, Luca, te sei tra l'altro anche un insegnante di chitarra, se non sbaglio. Di lavoro faccio il musicista, insegno e suono.
È una gran bella cosa. Facciamo tipo spot pubblicitario, esatto. Se anche tu vuoi imparare a suonare la chitarra come Luca, scrivi a Romagna's Got Talent o direttamente appunto agli Oni Drippers, e Luca sarà molto felice di insegnarti ad usare il bottle top, giusto? Bottleneck. Bottleneck. Vedi. Devo studiare. È la prima lezione, quella. La prima lezione si sta. E anche Luca, la sua pagina comunque personale, se non sbaglio, e Luca Zanotti Guitar, vedi, esatto, come ho detto io appunto. E collegandomi un po' alla domanda che vi ha fatto prima Nicole, collegandomi al fatto che tu sei insegnante, i ragazzi più giovani prendono dal blues, riesci a inserire un po' anche della tua passione a questi, ai ragazzi più giovani, ai ragazzini, anche allora, ai piccoli, ai più piccoli? Che con i ragazzi più giovani è difficile, nel senso che quando sono proprio giovani giovani, diciamo medie, elementari medie, bambini, ragazzini, è molto difficile, lì ci fanno altre cose, anche perché gliele fai ascoltare, rimangono un po' straniti da quel suono. Non sono tanto abituati i ragazzini di oggi a questi suoni qua. Cioè non è più come una volta dove tu andavi a scuola di musica, il maestro ti dava lo spartito di una canzone di 50 anni fa e tu dovevi farlo a prescindere perché dovevi imparare. Cioè non è più così. Ora si segue un po' di più il gusto, giusto, di chi diciamo viene a imparare. Diciamo che dipende uno dal livello. Ovvio che uno quando inizia non è che si studia un genere, quando inizia si deve imparare a suonare lo strumento. L'approccio allo strumento è uguale per qualsiasi genere poi vuoi suonare. Poi dopo diciamo che uno se si vuole specializzare in un genere lo fa quando già ha un certo livello sullo strumento, poi deciderà in base al livello, magari dice voglio imparare a suonare blues, mi chiama me o altri bravissimi musicisti che ci sono in zona, oppure se voglio suonare metal, cioè, dopo c'hai i musicisti di riferimento, insomma. Ovviamente se mai uno viene da me e mi dice voglio suonare Van Halen, gli dico guarda, gli do il numero di chi chiama, può insegnare a suonare Van Halen, insomma. Chiama Van Halen proprio addirittura, sì, che... sì, direttamente. Van, scusa, se non hai niente da fare ma vorrei imparare a fare due soli così un attimo. Però comunque ci sono molti che si approcciano, molti, tanto noi comunque... molte ragazze adesso. Oh, vedi bene, più dei ragazzi, bambini, ragazzine, bambine. In realtà adesso la percentuale, almeno nel mio caso, sono più di donne che di uomini. Bene, molto, molto interessante e soprattutto ben augurante per quello che può essere il futuro della musica nostrana. Noi comunque siamo partiti in questa stagione che abbiamo avuto i primi ospiti, che erano tutti ragazzi super giovani tra i 17 e i 20 anni, musicisti, chitarristi o solamente cantanti, e promettono veramente bene, e c'è tanta voglia di portare cantautorato, musica, ma anche del blues, e ancora, che ancora non sanno che fanno blues, ma in realtà stanno facendo anche del blues. E parlando di ragazzi prodigio, diciamo tra virgolette, prendiamo un attimo di pausa dai nostri ospiti e andiamo a vederci un video di un nostro caro amico che è Edgar Allan Poe, questo è l'ultimo brano suo uscito. Recentemente ha partecipato a un grandissimo concorso al Rock Contest di Firenze, con in finale c'era Piero Pelù, Andy dei Blue Vertigo, c'era Bugo? Dov'è Bugo? C'era? Altri, ed è arrivato terzo in questo fantastico contest, quindi noi facciamo tanti complimenti al nostro amico Edgar, e questa che andiamo a vedere e a sentire è anche il posto più bello del mondo. Buona visione.
poi mai sarei ritornato a bere altro mare. Tu non mi ascolti e infatti ti scordi, ricopri i ricordi di acqua e di sale. E andiamo piano solamente. Quando partono col ceghece, e i più forti sono i nonni, hanno sempre belle storie, e ricordano i momenti, quelli che ti fanno credere, che andiamo piano solamente per le cose che non ci va di fare. Andiamo piano solamente per le cose che non ci va di fare. Il posto più bello del mondo è quello dove è stato il nostro Edgar Allan Poe, e si unisce anche un po' quello che stiamo trattando questa puntata, perché è stato lì in un posto molto veramente folcloristico, che era una spiaggia, un bagno lì di Gattino Mare, dove tutte le mattine, o non so se tutte le mattine, comunque parecchie volte alle 6 del mattino si balla il liscio. Io ci voglio andare. Tradizione folk e blues, tutto tradizione anche questa, questa romagnola, e noi siamo qui con gli Honey Dripper, che si portano nella tradizione americana, nel mondo trasportato da loro, il mondo del blues, del folk, ripercorrendo le varie strade della cultura musicale americana. E avete mai intaccato anche altri tipi di repertorio blues, non soltanto americano, qualche altro artista cinese, sì, giapponese, coreano? La più grande fonte di ispirazione, o dove si va a scavare, sempre America e Inghilterra, per quanto riguarda, come dicevo prima, il blues anni 60, rock blues. Poi ci sono stati grandi artisti, ci sono tuttora musicisti molto bravi nel panorama anche europeo, italiano. Nel blues ci sono tantissimi artisti bravissimi, Umberto Porcaro, Marco Pandolfi, parliamo di gente che è a livello mondiale, però non sono, nel senso, non è che ci studiamo questi tipi di artisti, quando studi blues cerchi di, almeno nel mio caso, di scoprire un po', diciamo così, rubare dai grandi, ecco. Certo, ovvio. Ma Dibla, tu cosa dici? Gli chiediamo un'altra canzoncina? Ma sì, io direi di sì. Perché ho guardato adesso l'orologio, ho visto che mancano più o meno, fammi vedere, 10 minuti. E io non voglio andare via senza averne ascoltata un'altra. Cioè, minimo un'altra. Hai ragione, assolutamente sì. Che cosa ci cantate e suonate, ragazzi? Allora, vi facciamo ascoltare un country, ok, di Benny Barnes, Happy Little Blue Bird. Oh yes. Il piccolo uccellino blu. Quindi godetevi gli Honey Dripper Live qua a Romagna's Got Talent. There's a bluebird sitting on my shoulder. There's a blue sky
I got above me. And I wrote my lucky song, cause I leave you where you are. There's a bluebird sitting on my shoulder. There's a bluebird sitting on my shoulder. And I'm flying up on a cloud. Oh, the dreams have come true, cause I know you love me too. There's a bluebird sitting on my shoulder. And I found the bluebird the day you said that you'll be mine. I give my true word, did I be hardly the hand of time. There's a bluebird sitting on my shoulder. And I'm flying happy as a cloud. And I know he's sad to say, just the way it is today. There's a bluebird sitting on my shoulder. Found the bluebird the day you said you'll be mine. I drew my two words, did I be hardly to have more time. On the bluebird sitting on my shoulder, as me singing happy as a cloud. Yeah, I know it's sad to say, just the way it is today. Happy little bluebird sitting on my shoulder. A happy little bluebird sitting on my shoulder. A happy little bluebird sitting on my shoulder. Che bello, che bravi, che bravi! Mega applausi, mega applausi. Adesso si sbloccherà anche l'ozone su in alto. Fine puntata ritmo country questa, esatto, sera. Ci sta, ci sta. Ha fatto anche un po' di balletti, l'anno scorso, per esempio, che ho trovato. Sembrava un po' Alli Galli. Sai quei balli di gruppo che fanno dove, esatto, ballano sempre uguali. Al bagno Corrado, lì a Gattio. Sì. Alle 6 del mattino. Alle 6 del mattino. E, quante ore di repertorio musicale avete? Beh, all'incirca sono circa 2 ore, più o meno, una cosa del genere. 1 ora e mezza, 2 ore. E riuscite a fare tutto durante i live? Vi richiedono anche altri brani? Beh, molto spesso ci richiedono anche altri brani. E capita che comunque, se li conosciamo, li facciamo. Insomma, abbiamo, senza peccare di modestia, insomma, abbiamo un buon pacchetto di brani conosciuti, quindi può capitare che se ci chiedano un brano in più extra lo sappiamo fare. Anche perché poi con, scusami Nicole, dopo ti lascio tutto lo spazio che vuoi, anche perché con l'altra band, con la band quella da quattro elementi, portate sempre un po' più rock blues forse? No, siamo più su, allora diciamo che le cover sono più sul blues, Chicago blues, Texas blues, e poi come faremo quando torneremo, presenteremo il disco che è uscito a luglio, e lì c'è molto blues, c'è del soul, ma c'è anche un po' di southern rock. Diciamo che era un po' di anni che non si faceva un disco, e dunque sono entrate un po' di idee di diversi anni, dunque c'era molte contaminazioni. Comunque sia, quindi siete anche predisposti a qualche brano in più al di fuori del vostro repertorio in questa formazione, perché tanto avete è un repertorio più che ampio. A proposito dell'ultimo album che avete citato, che è uscito a luglio, come si chiama, così tutti coloro che vi stanno ascoltando, magari se vogliono sapere qualcosa di più, seguirvi, cioè, o ascoltarvi, e vi vengono a cercare? Esatto. Allora, premesso che si trova su tutte le piattaforme, quindi su Spotify, su Amazon, iTunes, quindi basta digitare Wash My Soul dei Deep Roots Band e ci si trova. Veramente molto bella come cosa. In realtà io non volevo chiedere questa cosa prima, volevo chiederne un'altra. Ascoltandovi, no, ho provato a chiudere un attimo gli occhi, e la prima cosa che mi è venuta in mente è:
tavolino al tramonto con l'aperitivo, qualche stuzzichino, un bello spritz, e voi in strada, insomma, che suonate, ok? Questa qui è la prima cosa che mi viene in mente. Mi piacerebbe, oltre chiaramente a vedervi live, mi piacerebbe trovarvi in un contesto più street. E qui vi voglio chiedere, avete mai fatto un'esperienza tipo da artisti di strada? Sì, sì, ne abbiamo fatte diverse. Capita di suonare anche in strada, diciamo il busking, di andare con delle casse a batteria, lì si va proprio nudi e crudi, senza stone box, senza effetti così, senza niente, dritti dentro la cassa e si suona. E si va. La cosa più difficile di tutto. Si immagino. È molto wild. Detto questo, siamo sul finire della puntata. Vi va di farci un brano così last minute, ultravelox? Dai, vi facciamo ascoltare un altro brano del prima abbiamo nominato il Chicago Blues. Ok, quindi vi facciamo ascoltare un brano del 78 di Muddy Waters. I'm ready. Ok, noi siamo prontissimi ad ascoltarvi. Buona musica. Ready as anybody can be. I'm ready, ready as anybody can be. I'm ready for you, I hope you're ready for me. I got an axe and a pistol and I'm quite free. They shoot cumbersome boots, we're on the chase. I drink, ting, ting, smoky, dynamite. I hope someone crumble, start up fight. Cause I'm ready, yeah, ready as anybody can be. I'm ready for you, I hope you're ready for me. Oh, you play the little sweet, you play the later. I know you feel like I had no clue. But stop what you're doing and come here. I brought to you, baby, that ain't had no square. Cause I'm ready, ready as anybody can be. I'm ready for you, I hope you're ready for me. To know one more drink, I wish you would. I take all the loving, you may feel good. Cause I'm ready, yeah, ready as anybody can be. I'm ready for you, I hope you're ready for me. Yeah, ready, ready as anybody can be. I'm ready, ready as anybody can be. I'm ready for you, I hope you're ready for me. Con che coraggio rientriamo noi due, Dibla, dopo una roba del genere? Ma non ne ho idea. Tra l'altro questo vi serve da lezione, perché dovete imparare che dopo queste esibizioni qui dovete assolutamente seguirle e andarle a vedere. Un grazie enorme agli Honey Dripper, a Chris e a Luca, grazie di cuore, grazie veramente voi. Per essere stati grazie. Con noi grazie. Questa serata, seguiteli, andate a vederli, andate ad ascoltarli, godeteveli perché sono veramente eccezionali. Siamo sul fine di questa puntata, quindi chiudiamo al volo. Grazie di cuore, Nicole. Grazie a te, caro Dibla, grazie a tutti coloro che sono stati in nostra compagnia, grazie ai miti
tecnici della regia, Marco e Samu. Grazie ragazzi, yes. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un'altra grande puntata di Romania's Got Talent. Buonanotte, buona musica, buona vita. Ciao. Buonanotte, ciao. E viva il blues sempre.